La Costituzione oggi entra nelle carceri di tutta Italia per raccontarci un viaggio che parte dal carcere romano di Rebibbia e che vedrà altri istituti di pena coinvolti. Perché dopo 63 anni dell'istituzione della Corte Costituzionale voi avete deciso di venire in carcere? Se volete rispondere a questa mia domanda, sappiate che i 60.000 detenuti italiani saranno ben lieti di ascoltare questa risposta. La Corte ha avvertito l'esigenza di uscire dal palazzo della Consulta, di farsi conoscere e al tempo stesso riconoscere, di incontrare persone e di mettersi in discussione. Finisce nel 2025, mio fino a bene. Dopo non lo so. I primi mesi sono stati durissimi. Pensi che ti trovi dentro un film. La Costituzione è per i più deboli, per chi non ha potere. L'abbiamo portata apposta perché veda, non nascondiamo niente. Ecco, questo è il vero carcere. La Costituzione dice che siamo tutti uguali, ma non è vero. Sento la drammaticità delle vostre domande e la inevitabile inadeguatezza delle mie risposte. Dovremmo incontrare anche questo gruppo di detenute transgender. Il reato resta dietro, resta il passato, ma la persona è una persona che è proiettata verso il futuro. Siete come un scudo per noi. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ma questo succede? C'è un pezzo di Costituzione italiana che aspetta di essere attuata. Torneremo a casa tutti, avendo guardato negli occhi le persone che vivono nel carcere, avendo stretto non so quante mani. Siete parte della vita di questa comunità che è la Repubblica italiana. Presidente, c'è l'assistente Pepe. Ah, va bene. Siamo pronti, partiamo, prego. Andiamo a cominciare.